Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Oggi, in questo video, voglio parlare di Stanislav Lobotka. Io sono Biazzagu. E io Tatsuno. Parliamo di Don Andrés. In questo video io vorrei proprio andare ad analizzare l'importanza e le qualità che c'ha questo giocatore quando gli vengono date le chiavi del centrocampo. La qualità più importante che balza all'occhio, secondo me, è questa. Percentuale di passaggi riusciti per game. Che stiamo sul 90%. Questa statistica cosa ci dice? E lo devi prendere ammazzato se fai sbagliare un passaggio. Questa è la media, cioè c'è roba che lui passa dall'avere 96% di passaggi riusciti a 94%. Cioè, per capirci, questo giocatore su 50 passaggi te ne sbaglia 2. Uno. Su 90 passaggi te ne sbaglia 3. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, per fare una cosa del genere, tu devi essere talmente tanto concentrato. Quindi stiamo parlando di un giocatore che ha una concentrazione assurda. Poi devi essere talmente abile per quanto riguarda il vedere il passaggio giusto da fare in qualsiasi situazione, che veramente soltanto i migliori registi hanno. Non è che lo fa semplicemente, l'ha fatto semplicemente in questa stagione, l'ha fatto anche l'anno scorso. Cioè, quindi ormai sono 2 anni quasi che Lobotka gioca così. Al di là di tutto, lui ha avuto una parabola strana, perché metto le mani avanti, io non lo conoscevo quando il Napoli lo aveva preso, cioè avevo solo sentito parlare che Sì. era un regista di una squadra che è Celta Vigo, ma non ne avevo mai potuto testimoniare Allora, le grandi qualità. io mi ricordo che l'avevamo visto per la prima volta quando ne parlò Hamsik, ma stiamo parlando che Sì, Hamsik stava ancora a Napoli, quindi sì, sì. stiamo parlando di 5 anni fa. Effettivamente avremmo dovuto capire qualcosa da lì. Però a posteriori io ho saputo che nell'Europeo Under 21 del 2017 lui si fece grandemente Sì. notare e quindi venne acquistato dal Celta Vigo e lì fece una stagione successiva a quell'Europeo di grandissimo livello, tanto che il fatto come usciva dal pressing, il fatto che aveva una conduzione di palla eccellente, gli avevano messo i riflettori delle grandi squadre addosso. Poi però il Celta Vigo è crollato come club, è letteralmente crollato, quindi poi lui è crollato con il club finché non è arrivato a Napoli. A Napoli non ha giocato. Per motivi a noi ignoti, Non però si capisce per quale motivo. Gattuso la risposta se la porterà nella tomba probabilmente del perché abbia preferito Demme a Lobotka. Però parlando delle sue qualità, della sua qualità più grande, secondo me il fatto che lui, quando è in campo, veramente ti riesce a cambiare il modo di giocare di una squadra formata da 11 giocatori. Cioè, veramente il Napoli con e senza Lobotka sono due squadre diverse. Cioè, lui ti permette di giocare con la sicurezza che se anche l'avversario ti viene a pressare qua sopra, quindi vicino ai difensori, a volte addirittura sul portiere, ti permette di avere la sicurezza che se non riesci ad uscire per vie esterne, oppure con un lancio in profondità, tu c'hai Lobotka che praticamente lui è in grado di annullare il pressing avversario, semplicemente perché lui ha un controllo di palla che è assurdo e riesce quasi sempre ad aggirare completamente l'avversario che gli viene addosso. Sempre! Cioè lui con una semplice finta di corpo ti cambia la partita da così a così, perché quando lo sappiamo tutti che la cosa
incredibile di un pressing ultra offensivo è che quando la squadra che lo subisce non riesce ad uscire perché è troppo schiacciata, ti permette di recuperare un sacco di palloni, ma come contro letale, aggiungerei, che se la squadra avversaria riesce ad aggirare questo pressing, praticamente è quasi sempre un gol subito, perché una volta che aggiri il pressing si apre una prateria che poi la squadra che fa il pressing deve rincorrere all'indietro, quindi spazi e ancora spazi. Sì, ma la cosa straordinaria, lo dico soprattutto per i più giovani, perché diciamo che il ruolo del regista, come interpretato da Lobotka, è andato morendo. Oggi i registi sono un po' diversi, solitamente sono molto strutturati fisicamente, sono bravi nei duelli aerei, hanno delle buone geometrie, ma non hanno queste qualità qui, che peraltro spesso sono dettate proprio dalla fisicità di Lobotka, fisicità che spesso gli è valsa anche qualche insulto di troppo. Però pensiamo ad una cosa: quello che fa Lobotka spesso, cioè di pretendere la palla di spalle, perché così lui, grazie al baricentro basso, va a girarsi. Lo può fare solo perché è 1,70 m ed è, come spesso diciamo, tarchiato. Non lo potrebbe fare se fosse 1,90 m, perché non avresti quell'agilità per fare quel tipo di movimento. Ed è straordinario vedere questo giocatore con quale intelligenza va a tappare i buchi della squadra. Perché una cosa che è bello vedere, se voi doveste mai fermarvi a vedere una partita di Lobotka, è straordinario vedere come lui guardi i nostri terzini oppure i centrali. Per vedere loro dove portano palla e dove si muovono, e Lobotka smette proprio nello spazio che loro lasciano vuoto, cioè lì va a colmare gli spazi della squadra nel primo possesso, perché così lui è sempre libero, è sempre uno scarico libero che può andare a prendersi la palla e può uscire dal pressing. E concludo, cosa ancora più pazzesca, lui spesso si mette di proposito in posizioni che sono complicate, da cui uscire si intende, perché è abbastanza sicuro di poter riuscire da quelle stesse situazioni. Aggiungerei che è quasi limitativo dire che lui riesce ad essere incisivo soltanto con i suoi magnifici passaggi. Cioè lui praticamente riesce pure ad essere una spina nel fianco costante sul portatore di palla avversario, perché lui molto spesso si ritrova a fare la sfida tra registi. E lui è un pitbull, però sembra piccolo e quindi non sembra un recupera pallone incredibile, ma quello che poi vediamo in campo è l'opposto, cioè questo giocatore recupera una quantità di palloni assurda, cioè una forza nelle gambe che è bravo pure a prendersi falli, perché poi basta, è bravo a mettersi davanti al pallone prima che l'avversario riesca a rubargli palla, e quindi sistematicamente fa salire la squadra. Cioè lui ha un'importanza tattica in una squadra che ha del clamoroso. Cioè attualmente stiamo parlando di uno dei migliori registi di Serie A, forse anche qualcosina in più, senza alcun dubbio. Guarda, per concludere io direi che se fossi Spalletti, questo giocatore deve essere assolutamente in alcune situazioni preservato, cioè non possiamo permetterci di perdere Lobotka durante la stagione, perché se tu perdi Lobotka la differenza la senti e come. Ed è anche vero che effettivamente quando non abbiamo lui in campo facciamo molta fatica a tessere una trama di gioco che sia decente. Quindi più che per demeriti delle sue alternative, direi che sono per meriti esclusivamente suoi che la differenza si nota così tanto. Questo video finisce qui, fateci sapere cosa ne pensate anche voi di Stanislav Lobotka, e quindi lasciate un commento, iscrivetevi, lasciate un like, e noi ci rivediamo in un prossimo video.